Benissimo, oggi sono in collegamento con Pier Guido Busso, produttore a Neive, giovane produttore possiamo dire, che insieme ai genitori Lucia e Piero gestisce questa piccola realtà agricola, un'azienda con la chiocciola praticamente sin dall'inizio di Slow Wine, quindi un'azienda che ci piace molto, ma chiederei subito a Guido di raccontarci un po' la storia di questa azienda. Ciao Guido. Pier Ciao Guido. Jonathan, ciao a tutti, grazie per l'invito, per questa opportunità. Allora, la nostra è una piccola realtà familiare gestita dalla mia famiglia e da me. L'azienda si trova a Neive. E la storia della nostra azienda è iniziata con mio padre, Piero, che nel 79 ha iniziato a vinificare e commercializzare il vino. La storia della nostra azienda parte appunto dagli Albesani, dalla nostra parcella Vigna Borgese, e da questi 8.000 metri, dal 79 ad oggi abbiamo quasi 10 ettari. La parte più grande si trova nel comune di Neive e abbiamo anche un ettaro e mezzo nel comune di Treiso. Produciamo tutti i classici vini della nostra zona. Produciamo i classici vini Dolcetto, Barbera, Langhe Nebbiolo e quattro diversi Barbareschi. Poi produciamo anche una piccola produzione di Bianco, che è anzi da quest'anno due Bianchi, un Langhe Bianco che è un uvaggio di Chardonnay Sauvignon e dal 18 ho iniziato a vinificare in purezza anche il Sauvignon. Ok, e quindi sei tu e i tuoi genitori, quali sono un po' i ruoli che ognuno svolge in azienda? Immagino ognuno faccia un po' di tutto, ma magari qualcuno. Ma allora, diciamo che essendo una piccola azienda vuol dire che tutti dobbiamo fare un po' tutto, ma io ho iniziato a lavorare con la mia famiglia nel 2003 e nei primi anni mi sono concentrato molto nel lavoro in vigna. Per me è stato fondamentale imparare tutto Comunque avevi detto, perché questo era interessante, perché molti giovani lo fanno al contrario, che sei partito invece dalla vigna. sì, no, per me questo è stato proprio un po' la priorità. La priorità perché il lavoro in vigna è una delle cose più complesse e difficili. Cioè, conoscere i tuoi vigneti, capire le differenze che possono avere le vigne. E quindi questa è stata una parte fondamentale di tutto il mio percorso. Poi nel 2010 ho iniziato a mettere più le mani anche in cantina e appunto dal 2010 sono praticamente il responsabile di tutta la vinificazione di quello che si fa. Sempre comunque confrontandovi e prendendo decisioni con la mia famiglia. Questa è una cosa che mi piace molto. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha dato molto spazio. E quindi grazie anche a questa cosa qui sono riuscito a inseguire un po' le mie idee e ancora ad oggi cerco di migliorarmi sempre di più, di sperimentare, di fare e di provare. Perfetto, allora magari su quello della parte cantina torniamo dopo e parliamo invece ancora un po' delle vigne. Raccontaci magari un po' più preciso dove sono, perché avete dei appezzamenti comunque con nomi importanti, come le Sì. lavorate, se ci sono stati magari dei cambiamenti negli anni. Allora, noi a Neive, parlando di Barbaresco, abbiamo tre vigne, che sono Vigneto Balluri, dove produciamo il Barbaresco Mondino, Vigneto Albesani, dove produciamo il Vigna Borgese, e il Gallina. Sono tre colline parallele. Ci troviamo esattamente nella parte nord-est di Neive, quindi siamo a ridosso di Barbaresco. Quello che si fa in vigna è innanzitutto cercare di lavorare nel modo. Da quest'anno l'azienda è anche tutta certificata biologica,
Questa è una scelta che ho voluto fare io, ma al di là della certificazione, che non è quello che, l'unica cosa che ti fa fare un buon vino, però per me è stata una cosa importante di certificare quello che si fa. E grazie a questo credo, sono pienamente convinto, che dovrebbe essere l'inizio di una buona agricoltura. Poi abbiamo un vigneto a Treiso. A Treiso abbiamo il Cru Sans-Tunette, dove produciamo sia il Barbaresco Sans-Tunette e una Barbera. Quindi abbiamo, come ho detto prima, un ettaro e mezzo, un ettaro di Nebbiolo e mezzo ettaro di Barbaresco. Sono Neibe e Barbaresco sono piuttosto vicini, ma sono terroir molto diversi. Nella parte di Treiso abbiamo un suolo più calcareo e sabbioso, quindi vini con una grande mineralità, grande freschezza e anche una grande finezza. A Neve invece abbiamo, nella zona in cui siamo noi, abbiamo queste marne blu, calcare ricche di limo, quindi vini molto eleganti, ma comunque una grande struttura, grande profondità e una grande finezza. No, che anche avevi già parlato che continuate a sperimentare per quanto riguarda la vigna, siete certificati biologico, adesso avete lavorato in questo modo da anni, state facendo altri esperimenti anche sul fronte della vigna. Del suolo. Ma allora, diciamo che una cosa che è cambiata negli ultimi 3 anni è che prima si faceva un inerbimento, diciamo, selezionato, si usavano semi, si piantavano leguminose, graminacee. Da 3 anni ad oggi abbiamo iniziato con l'inerbimento spontaneo, quindi sfalcio l'erba una, massimo 2 volte all'anno. E ho visto che facendo in questo modo ho portato un equilibrio alle piante perfetto. E un'altra cosa che adesso da un paio di anni che non si fa più è la cimatura, quindi si lega tutto sul cordone, e queste due operazioni mi hanno aiutato molto, soprattutto a tardare un po' la raccolta, perché prima, soprattutto nelle ultime annate, che sono state annate piuttosto calde, un po' diciamo anticipate, grazie a questi due sistemi qui siamo riusciti a tardare di una settimana, 10 giorni la raccolta, che sul Nebbiolo soprattutto ne giova molto. Perfetto, invece passando all'aspetto vini e cantina, alla fine avete comunque uno stile piuttosto riconoscibile ed espressivo, con vini a volte anche molto irruenti da giovane. Come Sì. definiresti un po' lo stile di vinificazione e quali sono un po' i tratti che cerchi poi nei tuoi vini, ai vostri vini? Ma diciamo che in cantina seguiamo un po' la filosofia che abbiamo in vigna. Quindi si cerca di lavorare nel modo più classico e naturale possibile, partendo da tutte le fermentazioni spontanee. Quindi cerchiamo, grazie anche a questo, di mantenere e di rispettare al massimo l'identità di ogni varietà e l'identità di ogni vigna. E si usa anche acciaio per il dolcetto, l'angrettiolo e le barbere, mentre per tutti i barbareschi, ormai da 4 anni, si fermentano tutti in tine di legno, e quando si può, nelle annate, diciamo, più interessanti, continuiamo anche con il cappello sommerso, che è una tecnica, diciamo, piuttosto antica, che però ci permette di produrre poi vini molto, molto tipici. Questa è una cosa che a me interessa molto, di a produrre vini che siano la pura espressione del nostro territorio, cercando di mai di mettere troppo la nostra mano. Quindi, diciamo, il mio obiettivo è quello ogni anno di perfezionarmi proprio nella produzione di vini, sempre
sempre più rappresentativi del nostro territorio. Questa per me è una delle prerogative più importanti. Voi siete anche piuttosto pazienti, no? Nell'affinamento dei vostri vini, avete deciso comunque di tardare un anno l'uscita di tutti i vostri cru, a parte il Mondino, che forse il baresimo ingresso. La scelta è stata quella, anche questa è nata dal 2010, un grande cambio che è stato fatto in cantina è quello di affinare tutti i barbareschi nello stesso modo e di affinarli tutti per almeno 2 anni. Il Mondino poi viene rilasciato 6 mesi prima rispetto agli altri 3 barbareschi, però anche il Mondino affina 2 anni in botte. Questa è una cosa che ci piace molto e ho visto che comunque i vini, stando più in botte, riescono a maturare in modo più graduale e il fatto di uscire poi al quarto anno ci permette anche di uscire con vini, diciamo, un po' più pronti. Quindi questi cambiamenti li hai un po' portati tu in azienda dal 2010, quando sei entrato un po' di più in cantina, avevi detto, no? Sì, questo per me, diciamo, questo è stato il grande cambio che ho portato in cantina. Questo è anche le macerazioni un po' più lunghe. In passato mio padre faceva macerazioni un po' più brevi, però con estrazioni un po' più pesanti. Io invece ho cercato di stare più a contatto con le bucce, però estraendo in modo più soft. E questa è stata un po' la differenza che si sente nei nostri vini negli ultimi 10 anni. Quindi mai mancando di complessità, di ricchezza, però cercando sempre di produrre vini con più bevibilità, che alla fine la bevibilità non è indice di un vino non longevo o un vino senza struttura. Anzi, a volte si può avere una grande struttura, una grande complessità, però con una grande beva. E questa è un po' una anche delle cose che mi interessano molto di più, cioè cercare di produrre vini sempre più con grande profondità e intensità, ma con pesi leggeri, senza produrre vini pesanti. Questa è un po' la cosa che cerco di evitare di fare. Perfetto. Poi mi ricordo qualche anno fa, la prima volta che hai fatto la riserva, macerazione sì, lunga e affinamento lentino di legno. Lì magari raccontaci, solo per chiudere senza andare nei dettagli, tutti i vini, come vinifichi la riserva. Allora, come hai detto tu, la prima annata è stata la 2010 ed è stato proprio anche il mio primo vino. Mio padre è stato molto gentile a darmi la possibilità di vinificare le nostre viti vecchie. Si chiama infatti Albesani Viti Vecchie perché appunto utilizzo solo le piante, le viti del 48, ed è stato proprio in quel momento lì che ho iniziato a fare il cappello sommerso. Questa è stata la prima annata nella quale sono arrivato a fare 65 giorni di macerazione a cappello sommerso ed è un vino che è stato anche affinato per 3 anni in botte. Infatti viene rilasciato al 6° anno. E nell'Albesani, nella nostra resa, un po' la nostalgia e soprattutto anche la bellezza di questa vigna, che dà questi vini molto austeri nei primi anni, ma che dopo un po' di anni tirano fuori delle grandissime finezze, eleganze, proprio che sono rappresentative di Neiva e soprattutto degli Albesani. Perfetto, non vedo l'ora di assaggiare allora la nuova annata. Dobbiamo ancora avere un po' di pazienza fino al 22, come hai detto prima. Bene, io allora ringrazio Pierguido per averci dedicato questo tempo. Abbiamo avuto qualche piccolo inciampo tecnico, ma cercheremo di risolvere in fase di editing. Grazie Pier, buon lavoro e spero di rivederci presto in azienda. Grazie mille e sì, speriamo di vederci
almeno per la vendemmia. E grazie ancora per l'opportunità e per l'intervista. Grazie.